Roma non vuole passare alla storia come la patria dell'età della plastica, non lo vuole il mondo, non lo vuole la culla della civiltà, i fori romani, l'Italia, che ha sempre educato interi popoli al bello. È il senso della performance Help the Ocean di Maria Cristina Finucci, una installazione luminosa con la scritta Help e una porta in Campidoglio interamente costruite con tappi di plastica. Qui siamo nella culla della civiltà, dove si sono succedute molte culture, dove hanno convissuto molte culture, dove si sono arricchite, si sono ingrandite, e quindi è l'auspicio che voglio fare anche nel futuro, perché questo Help non è soltanto il grido di aiuto per la plastica, ma anche un grido di aiuto per la stessa umanità, perché siamo più tolleranti, perché non ci siano più guerre, perché non ci sia più povertà e fame. L'installazione sarà esposta nei fori imperiali fino al 29 luglio prossimo, di giorno e notte, grazie alla speciale illuminazione realizzata dall'Enel. L'opera fa parte del ciclo iniziato dalla Finucci nel 2013 con la fondazione di un nuovo provocatorio Stato federale, il Garbage Patch State, il secondo Stato più vasto al mondo con i suoi 16 milioni di chilometri quadrati, composto esclusivamente dalle isole di plastica scaricata negli oceani. Il Foro Romano rappresenta la bellezza, la bellezza delle nostre identità, e allora è il luogo migliore per ospitare quest'opera e per lanciare questo messaggio di salvaguardia del nostro ambiente. Roma grida così al mondo la sua rabbia per chi inquina e promuove l'arte che fa riflettere.